Nel video di oggi andremo a vedere il nuovissimo boss Colombo qui all'interno di Fortnite. Sul canale vengono fatti ogni giorno dei regali agli iscritti, che includono nuove skin, cosmetici e anche il nuovo pass battaglia. Se anche tu avrai la possibilità di vincere un regalo è molto semplice. Iscriviti attivando la campanella. Commenta qui sotto con il tuo ID Epic. Ed inoltre, se ti va, puoi supportare il canale utilizzando il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. E se ti va, mandami la foto, taggami su Instagram, così ti andrò a repostare. Ma prima di iniziare andiamo a regalare questa bellissima skin proprio ad un fortunato fra di voi, che ovviamente è iscritto al canale con la campanella attiva. Lascia sempre un bel like e non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Il fortunato di oggi esattamente lui. Andiamo a selezionare la scatola, mettiamo questa qui, facciamo conferma e acquisto un dono. Vediamo se gli arriva questa bellissima skin. Invio dei regali in corso e dono inviato, quindi spero che ti diverta con questa bellissima skin. Ed inoltre, se ti va, puoi supportare il canale utilizzando il mio codice creatore Daccini qui all'interno del supporto un creatore di Fortnite. E se lo utilizzi, mandami la foto, taggami su Instagram, così ti andrò a repostare. Partiamo subito e, come già detto in precedenza, all'interno di questo video andremo a vedere tutte quante le novità del nuovissimo aggiornamento di oggi, cioè la patch 19.10, il secondo aggiornamento di questa stagione. Infatti in questa patch hanno introdotto un nuovissimo dinosauro che si aggira per la mappa, ma soprattutto l'arrivo di Pinnacoli Pendenti, che è finalmente tornata all'interno di questo capitolo. Eccolo qui, si trova proprio qui di fronte a noi, ed è il nuovissimo dinosauro. E questo dinosauro si chiama proprio Colombo. Infatti è una sorta di creatura che si aggira per la mappa e di solito la possiamo trovare proprio qui di fianco Pinnacoli Pendenti. Quindi in questa zona più o meno dove c'è il lago sarà possibile trovare, diciamo, questa sorta di creatura che è davvero enorme. Infatti andiamogli vicino, vediamo un po' cosa succede. Eccola qui, attenzione, si avvicina verso di noi. Come potete ben vedere è davvero gigante, ma soprattutto proviamoci. Se saliamo sulla coda, ecco qui, possiamo volare in pratica in questo modo. Vediamo un po', ed ecco qui, funziona, quindi molto bella questa creatura, che come già detto si poteva già notare tramite il trailer iniziale di questa season. Infatti in un determinato punto del trailer era presente questa sorta di dinosauro che attualmente si trova nella mappa. Eccola qui, davvero enorme. Ma non è solamente in questo modo, perché se poi andiamo a sparare, tra poco lo faremo anche, questa creatura ci andrà anche ad attaccare. E se ci va ad attaccare è un bel problema, perché praticamente ci uccide al 100%. Guardate qui quanto è fatta bene, sta praticamente nell'acqua, ok, può anche nuotare. Ok, ci sta in pratica. Fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto se vi sta piacendo questo nuovo aggiornamento, che oltre questo climbo, si chiama esattamente così almeno come lo chiama Fortnite, è stata anche reintrodotta finalmente Pinnacoli Pendenti. Infatti già sapevamo che questa città tornava qui nel gioco, infatti era praticamente sotto la neve, ed ecco qui in pratica abbiamo scoperto questo nuovo luogo. Che nuovo non è tanto, però è finalmente tornata. Non è una rivisitazione, ma è la Pinnacoli Pendente originale. Comunque perfettamente identica a come era prima. Infatti qui abbiamo le varie palazzine, qui abbiamo anche l'autobus, abbiamo il palazzo centrale, questo qui grigio. E poi se andiamo lì possiamo anche vedere l'orologio, che come ben ricordate si trovava sotto la neve. Fatemi sapere se siete già riusciti ad atterrare qui a Pinnacoli, perché comunque c'è tantissima gente se c'è atterrata. Ecco qui una piccola clip a schermo. In pratica, come anche succedeva nel capitolo 1, tutto quanto il server si lancia qui a Pinnacoli. Quindi è anche difficilissimo ovviamente rimanerci vivo. Quindi fatemi sapere se siete riusciti a venire qui a Pinnacoli, e comunque c'è davvero tantissima gente. Torniamo un attimo da questo climbo che si trova esattamente in questo punto. Vediamo se è possibile andarlo ad uccidere. Guardate qui, possiamo togliergli solamente uno di vita. Si sta arrabbiando, adesso è la fine veramente. Via 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 via. Via via via, ok, andiamo via. Quindi in pratica se andiamo a sparare ci rincorrerà. Via, andiamo via, andiamo via. Oh no.
Via, via, via. Eccolo, eccolo, eccolo. Andiamo via, andiamo via. Stiamo combattendo sia contro lo squalo sia... Oddio, cosa ha lanciato? Ok, può anche sparare questa sorta di... non so cosa siano. Ci sta facendo più male lo squalo che questo animale, che adesso rimane lì dietro. Comunque abbiamo solamente 25 di vita, la vedo veramente malissimo. Sicuramente ci andrò a uccidere adesso. Comunque ricordo, se volete trovare questo dinosauro, che penso sia impossibile da eliminare, eccolo lì, che credo sia impossibile da uccidere, si trova esattamente qui vicino Pinnacoli. Si aggira qui intorno Pinnacoli. E adesso è veramente la nostra fine. No, 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 no. Ok, si è calmato. Ok, si è calmato fortunatamente. Forse perché non l'abbiamo sparato più e quindi si è calmato. Proviamo a salirgli sulla coda. E fortunatamente si è calmato. Si è anche spazzato via. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovissimo aggiornamento patch 19.10 che ha implementato tantissime novità come pinnacoli pendenti e soprattutto il nuovissimo boss club qui all'interno di Fortnite. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte quante le novità del nuovissimo aggiornamento qui all'interno di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video, una prossima live.